Fino al 4 marzo a Palazzo Lascari si è allestita la mostra Il Tibet di Alessandri, che propone, a poco meno di 16 anni dalla scomparsa, parte della vasta produzione del pittore torinese, profondo conoscitore dell'arte tibetana. Tra le opere esposte, 17 dipinti a olio riferiti al viaggio in Nepal e in Tibet che Alessandri fece nel 1973 e nel 1991 e 15 statuette tibetane risalenti al XV-XVII secolo appartenute alla collezione privata del pittore. Un messaggio importante che questa mostra riesce a mandare, a trasmettere, a lanciare e che si riesce a valorizzare un territorio superando i vecchi confini, quindi è evocativa di una cultura che è quella che noi portiamo avanti con il Comitato dei Diritti Umani e quindi la cultura del Tibet, di una popolazione che viene in pratica mandata, allontanata via dal proprio territorio, e quindi c'è un connubio tra l'arte contemporanea e i temi che sono purtroppo ancora di grande attualità. Vedendo questa mostra che il Consiglio Regionale del Piemonte ha voluto, siamo trasferiti in Tibet attraverso la fantasia e l'intelligenza di uno che ci è arrivato prima, di un precursore, di una specie di profeta di quel mondo, che ci mostra le montagne sacre, che ci mostra la buddhità, la montagna scolpita e il Kirtipur, il teatro della mia quinta morte, che adatta alla sua esistenza di piemontese misterioso e magico il mondo di tibetano della religione buddista. Di Alessandri racconta quell'Oriente come se fosse parte del patrimonio culturale di un uomo occidentale, quindi con il suo individualismo, con la sua dimensione religiosa sul piano della cultura religiosa, in un dialogo straordinario di civiltà. E la sua pittura fa diventare quotidiano, fa diventare familiare, almeno quanto il Dalai Lama, il mondo tibetano.